Qualche giorno fa, penso proprio ieri, credo che il secolo XIX mi abbia dedicato un trafiletto perché avevano ripreso una conferenza stampa che avevo, una partecipazione a una conferenza, che non era una conferenza stampa, a Palermo il 12 dicembre scorso. Avevo fatto riferimento a una mia scoperta recente, reattiva alla più grande centrale nucleare italiana, quella di Caorso, in provincia di Piacenza, sul Po. Pensate, avevo chiesto circa 2 anni fa alla Sogin, la Sogin è quella società controllata dal Ministero del Tesoro, quindi società governativa, che nel 1999 è stata incaricata di smantellare le centrali e i centri di ricerca nucleari in Italia. Ho chiesto alla Sogin ufficialmente, ho fatto una richiesta formale 2 anni fa circa: cari signori, sapete chi sono? Perché ho fatto inchieste per Repubblica, per Panorama, per l'Espresso sul nucleare, no? Da 15 anni a questa parte, sapete chi sono? Vorrei visitare, tornare a visitare, perché l'avevo già fatto in precedenza, tornare a visitare alcuni siti in particolare. E li ho elencati. Ho spiegato le motivazioni di questa mia richiesta. Ho avuto un paio di incontri qui a Roma, presso la sede della Sogin, e i dirigenti mi avevano assicurato che mi avrebbero dato questo permesso. In realtà sono trascorsi quasi 2 anni e questo permesso non è ancora arrivato. Tant'è che a un certo punto mi sono un po' spiazzentito, dico, ma vediamoci un attimo chiaro. E quindi ho fatto una visita a Caorso, sono tornato a Caorso. E con mio sommo stupore sono riuscito a entrare all'interno della centrale, eludendo la sorveglianza. Sapete che dopo l'11 settembre 2001 c'è stata, come dire, i sistemi di controllo di sicurezza, almeno sulla carta, almeno ufficialmente, sono aumentati. È stato facilissimo entrare in questo sito, che dovrebbe essere quello più controllato in Italia, vulnerabile sotto questo punto di vista. Per fortuna avevo soltanto 3 macchine fotografiche, non ero un terrorista, non avevo esplosivi, non ho intenzione di far saltare un bel nulla, però pensate, magari kamikaze, cosa avrebbe combinato. Questo non 10 anni fa, questo recentemente. E ho salutato Arturo, c'ero stato, avevo fatto un servizio per Repubblica alcuni anni prima, e ho scoperto che, e non temo smentite per questo, lo ribadisco il concetto perché magari forse non è sembrato chiaro a qualcuno, ho scoperto all'interno di questa grande centrale i mezzi di una società controllata dall'Ndrangheta. La società si chiama Ecoge, è una SRL, la società responsabilità limitata, sede a Genova, ed è della famiglia Mamone. Avete capito? Stavano caricando, perché stanno smantellando la centrale, e quindi hanno affidato lo smantellamento di quella centrale a una società seria, affidabile, perché, diciamo la verità, tra le organizzazioni criminali italiane, quella che attualmente è la più affidabile, la più seria, la più attendibile, la più potente, la più pericolosa è sicuramente l'Ndrangheta. Una collega tedesca, Petrereschi, ci ha scritto un libro memorabile, letto recentemente, insomma. Magari se qualcuno è interessato a capire certi meccanismi, certe cose che in Italia non si possono più scrivere, non si possono più dire, non si possono più documentare. Quindi, cari signori del governo, Berlusconi, Maroni, la Prestigiacomo, mi spiace per Grasso, fino a qualche tempo fa lo stima per questo magistrato, ma adesso di fronte a questa situazione. E quindi ho scoperto appunto questa cosa, è documentata. Quindi so che magari c'è qualcuno che è venuto a curiosare qui stasera perché si aspettavano questa dichiarazione, è tutto documentato. E i riscontri ci sono, sono provati, lo faremo nella sede opportuna. Ovviamente saremo anche presenti dopo le elezioni regionali, perché non voglio che nessuno strumentalizzi questa vicenda delle navi di veleni. La presenteremo anche a Strasburgo al Parlamento Europeo, quindi tanto per chiarire. Qui a Roma, presso la sede della stampa estera, presenteremo questo dossier che riguarda non soltanto il Tirreno, l'intero Tirreno, Alto Tirreno, perché hanno fondato navi anche all'arco della Liguria di Lavagna. E non soltanto dinanzi alle coste calabresi, e non soltanto nel Mar Ionio, dove abbiamo trovato i famosi famigerati penetrators di Comerio, o nel Basso Adriatico, mai nessuno ha parlato del Basso Adriatico, questo è il Basso Adriatico attualmente com'è, sono immagini recentissime queste. Queste sono le navi di veleni, questa è una delle navi di veleni, con i veleni sparsi in un'area protetta, Parco Nazionale del Gargano, dinanzi alle Isole Tremiti, Parco Marino del 1989. Sapete che nel cuore della riserva marina delle Tremiti, Pianosa, un isolotto disabitato, un Eden fino a poco tempo fa, hanno affondato ben 3 navi con la complicità istituzionale dello Stato italiano, a
Pallanta, la Panagliotta, cari signori del governo, vi dice qualcosa? Affondata nel 1986, vi dice qualcosa? Vi dice qualcosa il suo carico? Un fantasma, non risulta neppure nei registri della Guardia Costiera territorialmente competente, Manfredonia, pensate un po'. Sono andato giù in Calabria al forum del 6 dicembre, ho incontrato centinaia di ragazzi, di giovani provenienti da tutta la Calabria e mi sono preso questo impegno anche nei loro confronti, perché la Calabria è la terra di nessuno, come sapete, conta poco e niente, conta niente. E c'erano anche rimasti male con quella conferenza stampa di Grasso, ovviamente. E allora abbiamo messo insieme competenze. Io devo ringraziare alcuni miei collaboratori che non sospettavo che avessero competenze tali. Sto parlando di ingegneri navali, capitani di lungo corso, ex ufficiali della Marina Militare Italiana. Devo ringraziare loro perché mi stanno dando una grossa mano. Stiamo valutando le prove e gli scontri che abbiamo raccolto. È una storia abominevole perché racconta la complicità degli stati, altro che convenzioni internazionali, altro che Basilea, il traffico transfrontaliero di rifiuti pericolosi in Europa, dall'Europa verso i paesi del terzo e quarto mondo, non soltanto la Somalia o altri paesi africani col progetto Urano, ma il Mediterraneo e le nostre coste. E racconta questa inchiesta in itinere. Non abbiamo ancora finito, questa sera vi sto dando qualche anticipazione, ma giusto perché per far capire a questi signori del governo e soprattutto a chi ha il controllo, il potere economico, che è 4-5 gradi oltre il potere politico, sopra il potere politico, che noi le prove le abbiamo raccolte, le stiamo trovando una per una. Abbiamo trovato addirittura, per esempio, nello Ionio, un luogo meraviglioso, pensate Gallipoli, vi dice niente Gallipoli, no? Magari vi viene in mente D'Alema, non c'entra niente D'Alema. Nello Ionio abbiamo trovato uno scafo di 200 metri, cioè stiamo cercando di attribuirgli una identità perché non sappiamo che cos'è, il sonar però ci dice, ci fotografa uno scafo di 200 metri. Allora i miei collaboratori a Londra stanno impazzendo perché ho dato le coordinate e lì provate a capire un attimo se nella banca dati di Lloyd's c'è qualche scafo che corrisponda. Allora per trovare una nave non si usa il nome, non si usano i nomi, per esempio la Rigel. Peccato, Antonella Beccaria è andata via, una mia carissima amica, e quando sono arrivato gli ho fatto vedere un po' di documenti che abbiamo scovato a Londra e Lois. Gli ho fatto vedere, guarda la riga, quante righe ci sono? 7 righe, ma non è con un nome che si identifica una nave, esiste un codice internazionale, si chiama codice AIMO. Sapete perché dico la riga? Perché la riga è una di quelle navi affondate con scorie radioattive che non è stata mai trovata, affondata praticamente a Capo Spartivento, giù in Calabria, Tirreno, Basso Tirreno. Non l'hanno mai trovata, bastava fare un salto a Londra, andare nella banca dati e prendere i riferimenti, no? Ma chi c'è dietro questi affondamenti, questi traffici? È strano, questi traffici sono gli stessi canali poi utilizzati anche per le armi. Traffici di armi tra stati, traffici non dichiarati, altro che 185 del 90, poi manomessa, come sapete, grazie anche a Previti, Berlusconi, eccetera, con la condiscendenza anche della cosiddetta opposizione, perché non è un problema soltanto legato a un governo di centrodestra, ma è un problema globale questo, perché qui abbiamo una parte dell'economia occidentale che ha deciso di non pagare gli oneri legali e corretti di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Dati OCSE, non sappiamo attualmente, non abbiamo dati neanche approssimativi sulla produzione dei rifiuti industriali in Europa. Non si sa che fine fanno, nonostante una convenzione, quella di Basilea. Non si sa. Non si sa. Eppure abbiamo trovato le navi. Abbiamo trovato attorno al Gargano, pensate, un parco nazionale, un luogo meraviglioso, la mia terra, il mio mare, migliaia di container imbottiti di rifiuti.